Finalmente, poi ragazzi, Quarks, l'ho giumicato, ci sono da soli, sono qui a presentare questo mio nuovo video, che ragazzi è un nuovo squad builder fantastico, perché infatti questa qua sarà una squadra costituita ovviamente da 11 giocatori, ma di colore diverso, in senso, allora non facciamo artisti, non colore della pelle, ma bensì solamente colore della carta, perché infatti questa squadra sarà costituita da giocatori Team of the Season, da giocatori International Man of the Match, da giocatori Man of the Match, ovviamente poi da giocatori normali e infine da leggende. Quindi tipo è un arcobaleno unico e in più sarà anche un'ibrida. Quindi, e secondo me è una delle migliori ibride, è una best hybrid, è una, for me it's a best hybrid ever. Quindi io direi subito di partire, anzi no, perché infatti prima di iniziare volevo ricordarvi di passare da FIFA quando siete interessati a comprare i crediti FIFA. E poi vi volevo dire che questo video lo faccio appunto ovviamente prima della mia partenza, per poi portarvelo quando ne ho bisogno, quando ho bisogno di caricare un video. Quindi non sto a dirvi grazie per un tot di iscritti, perché ovviamente non saprò mai, non saprò quando lo caricherò. Comunque io vi ringrazio sempre per il solito sostegno. Vado al challenge, ci vediamo, io direi subito di partire. Allora, in porta troviamo quello che secondo me, come ho già più volte detto, è il portiere più forte di tutto questo gioco. Infatti in porta utilizzo Van der Sar, pagato 1.073.000 crediti. Perché l'ho pagato così tanto? Perché soprattutto per le leggende, se ve ne siete accorti, il loro prezzo non è solo aumentato, ma bensì si è raddoppiato. Infatti questo qua nella squadra costituita da tutte le leggende l'avevo pagato solamente 500.000 crediti e adesso ci costa il doppio, che è una cosa un po' poco tattica. Però ragazzi, Van der Sar è fortissimo e secondo me li vale tutti questi crediti. Passiamo invece al altro difensivo. Come difensore centrale, centrale utilizzo Rijkaard. Come difensore centrale a sinistra utilizzo Daisy Lee, e invece come difensore centrale sulla fascia destra utilizzo Boateng. E ragazzi, questo trio difensivo è un qualcosa di illegale. Cioè, l'altezza minima, se non mi sbaglio, è di 183 cm che appunto rappresenta Daisy Lee, poi 190 di Rijkaard e poi 193 di Boateng. Cioè, già qua voi dite, oh mio Dio, in questo gioco straspacca. Se in più andiamo a vedere la velocità, 82 di velocità per Daisy Lee, 70 per Rijkaard e Boateng 76, quindi una difesa anche veloce. Poi andiamo a vedere le statistiche di difesa proprio in testa: 86-84 per Boateng, 87-82 per Rijkaard e 88-88 per Daisy Lee. Quindi la difesa è un qualcosa di impenetrabile. Ma passiamo invece ai due centrocampisti difensivi centrali, perché infatti da una parte troviamo Schweinsteiger, cioè Schweinsteiger, che però può essere sostituito anche da un eventuale o Lam in forma oppure Lam Team of the Season. Invece a sinistra di Schweinsteiger, quindi come centrocampista difensivo centrale sinistro, se possiamo anche così chiamarlo, troviamo il magico Gundogan. Gundogan, vabbè, niente da dire, potete anche qua utilizzare Bender del Borussia Dortmund, però secondo me Gundogan è veramente forte. Passiamo invece agli esterni. Come esterno sinistro utilizzo Royce, Marco Royce, ma non la sua versione normale, neanche quella in forma, bensì la sua versione Team of the Season. Marco Royce costa all'incirca 500.000 crediti. Sinceramente pensavo costasse un po' di più. Come ho già detto, come ala non è che mi piace tanto, ma come esterno sinistro Royce Tots per me è il top. Passiamo invece all'esterno destro. Come esterno destro utilizzo Błażejkowski, ma voi potete tranquillamente utilizzare anche solo Müller o Müller normale, oppure anche Müller in forma. Io utilizzo Błażejkowski perché secondo me è più buggato. Passiamo invece al trio d'attacco, perché infatti come centrocampista offensivo centrale utilizzo Bergkamp, che per me è fortissimo. Ve l'avevo già detto nel video, appunto, meglio nello squad builder della squadra costituita da tutte le leggende, e ve lo ridico adesso: Dennis Bergkamp, ragazzi, è una bestia. Anche il suo prezzo però è aumentato di un macello. Infatti all'incirca due settimane fa costava 1.200.000 crediti e ora ne costa praticamente 2. Ma vi posso assicurare che li stravale tutti. 4 stelle piedevole, 4 stelle mossa velocità, 83 velocità, 88 di tiro, 83 di passaggio, 86 di dribbling, quindi giocatore veramente completo. In 4 partite solamente mi ha fatto 0 gol e un assist, ma è comunque fortissimo, ve lo posso assicurare. Passiamo invece al duo d'attacco, perché infatti a sinistra chi troviamo? Allora, innanzitutto sono entrambi olandesi. A sinistra troviamo la leggenda Kluivert, veramente forte anche lui, perché infatti appunto nella squadra leggende avevo messo come ATT Bergkamp e Gullit, se non mi sbaglio. Però dovevo provare anche lui, perché infatti Kluivert è una bestia. 4 partite, 3 gol e 2 assist, 4 stelle di piede debole, 4 stelle di massabilità, work rates perfetti perché infatti presenta alto-basso
E poi è pure grosso, infatti presenta 188 centimetri, quindi anche lui punta veramente buona, veramente di sfondamento, se possiamo così definirla, e soprattutto se la si affianca ad una punta magari un po' più piccola, ma molto veloce, quale Robben International Man of the Match Robben, pagato la bellezza di 1.640.000 crediti. Con Robben ci ho disputato 4 partite, in queste 4 partite mi ha fatto anche lui 3 gol e 2 assist. L'unica pecca di Robben è appunto che presenta due stelle e piede debole, quindi una cosa molto importante qual è? Andate, se la vostra squadra presenta un modulo a due punte, voi mi raccomando mettetelo sempre a destra, in questo modo lui riuscirà a tirare facilmente col sinistro. Quindi ragazzi, questa qua è la squadra, non credo di averci mai perso una partita, è veramente forte, ve la consiglio ovviamente se avete i crediti necessari. Se non ce l'avete, la cosa è un po' difficile da fare, perché infatti io volevo presentarmi questa squadra perché secondo me è una delle migliori ibride, considerando che è appunto costituita da tutti quei giocatori usciti in diverse versioni, in diverse carte, perché infatti, come ho già detto, presenta leggende, International Man of the Match, normali e giocatori Team of the Season. Quindi se potete, provatela assolutamente. Se non potete, a breve vi caricherò anche uno squad builder veramente economico che con cui riuscirete a vincere, spero, un macello di partite. Comunque adesso magari vi sto facendo vedere qualche gol, io non ho molte cose da dirvi, beh, come sempre vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando. E poi volevo chiedervi se vi andava che vi portassi dei vlog appunto da dove sono adesso, perché come voi credo ben sappiate adesso io sono in vacanza studio, quindi mi raccomando, se volete dei vlog fatemelo sapere scrivendo un commento. E detto questo ragazzi, io non ho più niente da dire, quindi detto questo io vi saluto e vi dico potente, al sentito nel prossimo video, bolla!